Abbiamo fatto una bella giornata di discussione che ovviamente non avrà sicuramente, non sarà al centro dei grandi giornali e delle grandi televisioni, e ce ne freghiamo sinceramente, perché è chiaro che il regime deve costruire altre discussioni. L'Europa sul serio non ne può parlare. Noi oggi abbiamo discusso del fatto che questa Europa così com'è non è riformabile, e lo diciamo anche a tutti quelli che giustamente oggi si battono contro le riforme di Renzi, contro il Jobs Act, contro le riforme costituzionali di Renzi, contro la Fornero sulle pensioni, che se pensano di poter fare questo e poi dire viva l'Europa, rischiano di sbatterla in 3 secondi il muro contro il muso contro un muro grande come una casa. Quindi noi abbiamo detto con precisione, e anche sapendo le difficoltà di questa posizione, ma con assoluta convinzione, che l'Unione Europea, gli accordi europei, la Banca Centrale Europea, per capirci, questo sistema a trazione tedesca e finanziaria che ci governa e che ci taglia contratti, Stato sociale eccetera, va messo in discussione alla radice, non può essere riformato. Chi si illude di riformarlo illude se stesso e gli altri e va a sbattere. Questa è la sostanza di questa nostra discussione, e speriamo che serva a tutti quelli che oggi ricominciano a parlare di, come anche Landini, coalizioni sociali, coalizioni politiche, coalizioni sociologiche, e poi però saltano il nodo dell'Europa, delle banche, della finanza, di quello che ci sta affondando.